Giovedì 31 marzo 2016, sono le 21:55 scoccate in questo momento. Bentrovati a tutti a Talk Music Roma Futura, la seconda puntata per il sottoscritto. Un saluto anche a chi ci sta seguendo tramite la diretta live streaming su Facebook. È la prima volta che la faccio, sono un po' emozionato perché oltre a sentire la mia brutta voce guardate anche la mia brutta faccia. Ringrazio anche Max che sta insomma si è adoperato per sistemare il tutto. Come anticipavo a chi ha iniziato già a seguirci su Facebook un paio di minuti fa, oggi daremo un paio di notiziole dal punto di vista musicale, perché proprio ieri un grande DJ e producer svedese che tutti conosciamo perché il suo nome d'arte è Avicii, adesso sinceramente sulle pronunce ho qualche problema, ha annunciato il ritiro. Quindi Tim Bergling, il suo nome, nato a Stoccolma nell'89, quindi insomma un fresco 26enne e 27 anni da compiere, ha detto: ragazzi, fermi tutti. Ha fatto un post su Facebook e ha detto: sono un po' stanchino, dopo anni di tour mondiali in giro per tutti i paesi d'Europa e non solo, a guadagnare milioni ma anche a far ballare decine, centinaia di migliaia di persone, voglio prendere un po' di tempo per me. Ha detto: sono diventato adulto mentre crescevo come artista e ho iniziato a capire meglio me stesso, scoprendo che c'è molto di più che voglio fare nella vita. Ho moltissimi interessi ma così poco tempo per esplorarli. E quindi il poverino ha detto: per un po' di tempo, non so quanto, dovrete riascoltarvi i miei vecchi lavori, non ci sarà nulla di nuovo, e poi si vedrà. Vi chiedo: quale gruppo, e già è un aiutino, ha fatto la stessa cosa nel 2013 per poi comunque tornare? Ve lo chiedo, se qualcuno mi risponde su Facebook è bene, ma ve lo dico dopo avervi fatto ascoltare questi due brani che forse sono i due più conosciuti, i due più emozionanti, che almeno a me emozionano, perché insomma anche i videoclip che li accompagnano, che vi invito ad andare a vedere su YouTube, sono sicuramente ben fatti. Due pezzi di questo DJ svedese, di Avicii. Il primo che vi mando è Wake Me Up, Avicii. Buon ascolto, a dopo. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When
They don't like us. Yeah, I know. Why? Things. Where are we going? Somewhere we belong. E rientriamo in diretta. La band di cui vi parlavo prima sono i Mumford & Sons, perché i Mumford nel 2013 hanno deciso di interrompere la loro attività. Hanno detto: ragazzi, anche noi siamo un po' stanchi, non ci vedrete per un po' di tempo. Nel giro di un anno, poco più, sono ritornati, hanno annunciato a fine 2014 che stavano preparando il loro nuovo album, che è uscito a marzo 2015, quindi ci hanno fatto penare poco. Il prossimo brano di Avicii che mando e che vi invito a ballare, intanto un saluto a chi ci segue da Facebook, è Hey Brother. Hey Brother. Brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling.